E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come avrete letto dal titolo, un gran bel unboxing. Preparatevi, perché anche oggi roba bella forte. Dunque mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, in modo da non perdervi i prossimi video, perché arriveranno degli unboxing veramente veramente particolari. Dunque ragazzi, direi di superare i 100 like per questo video e direi che abbiamo già perso troppo tempo e via con il video. Allora, partiamo dalle cose che mi sono arrivate. Primo tra tutti, questo, eccolo qua. Questo è il portacanne da Belly Boat 7 Bass. È l'unico che ho trovato, non c'avevo voglia di farmelo io, anche perché non mi fido molto e non voglio perdermi le canne in acqua, quindi sono andato ad acquistarlo. È bello, sarebbe stato bello con il telo un pochino più capiente, perché veramente ci sta poco, però penso di fare anche magari qualche upgrade magari in futuro. Porta 4 canne e mi andava bene soprattutto per questo attacco, perché così ci posso mettere anche le canne da mosca, e se tutto va bene vedrete nei prossimi video. Ci farò qualche piccola modifica, qualche attacco speciale in più. Mi va bene perché posso attaccarci la GoPro e fare riprese ancora più belle. Inoltre, pensavo che si potrebbe allungare qua e portare a tante canne. Sapete che a me piace esagerare. Sono andato a acquistarlo così finalmente potrò fare delle pescate decenti in belli, bello comodo. Ah sì, che fai? Avrò bisogno di tutto l'aiuto possibile. Avib. Altra cosa che mi è arrivato. Se volete un video sul belly, mi raccomando ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti che vi faccio vedere il belly. Boh. Ditemi cosa vorreste vedere. Video pesca ci stiamo lavorando. Per fine anno probabilmente verrà fuori qualcosa di figo. Speriamo. Covid permettendo. Dunque, altro pack. 6 esche. Da 9 grammi, tutte uguali. Stessa esca. Trovato una bella offertina. Di questi spintail molto molto compatti, li ho presi per i reali perk e bass, per pescare in vertical, belli, funzionano bene, cioè nel senso si muovono bene. E che dire, ci stanno, molto compatti. Ho visto dei video, si muovono bene. Le colorazioni ci stanno, tipo questa molto buona. Poi classico Fire Tiger, che non fa mai male. Tutte con la palettina dorata. Poi anche questa colorazione è ottima, soprattutto con l'acqua un pochino sporca. Ma anche in acqua pulita. Vediamo qua. Testa rossa, anche magari da usare in mare, a spigole. E infine, oh, questa è veramente carina. Se uscisse. Ok. Rosso gambero. Eccolo qua. Bene, andrò a provarle ovviamente. E soprattutto, avendole trovato a basso prezzo, finalmente non butto più 8 euro a esca. Poi passiamo alla roba forte, che di sicuro qualcuno avrà capito. C'è una canna. Sì. Beh, tubo così ci deve essere una canna. Però c'è anche un'altra cosina. Ok, andiamo ad aprirlo. Ecco qua. Fatto vedere troppo.
Allora, partiamo prima dall'isca. Ecco qua. Ecco, magari è dritta. Ok, ho preso una swim bait, giusto perché non mi piacciono. Parte SMR della, cos'è, River to Sea. Ecco, me la immaginavo un pochino più grande, devo dire la verità. Però mi va bene, la taglia va bene, la colorazione mi piace perché è naturale e spero possa funzionare. Colorazione Pike, la andrò a utilizzare a Lucci. E dite, ma è piccola per il Luccio. Mangiano corto e mangiano solo sul piccolo, quindi non più di 15 cm. E questa è perfetta, soprattutto anche perché è glide, quindi ho notato che danno particolarmente sul movimento di una glide bait. È affondante, è una 13 cm per 33 grammi. E sì, la andrò a utilizzare anche a bassa, anche perché quest'anno ho in mente qualcosa di particolare per il bass. Sperando che il Covid non mi blocchi tutto come al solito, perché mi ha rovinato un sacco di progetti quest'anno. Molto bella, carina. Ben rifinita, la colorazione ci sta. Non l'ho pagata neanche tanto, quindi ragazzi, se volete prenderla per andare a bass, ci sta. Ok, infine arriviamo al pezzo forte, che è lei. Cannina che mi servirà per pescare imbelli. Vedete, che sarà mai? Guardate, la punta è così. Erano due pezzi, sì, perché per questioni di comodità mi servirà. E qua è il manico. È una Multi Predator Pull Pose con casting fino a 80 grammi, due pezzi, che mi servirà per fare lucimbelli. Perché ho bisogno di una canna del genere per gestire anche esche come questa. E soprattutto perché ha un manico non troppo lungo per essere una canna da luccio. Ok, e questa canna, tra l'altro, è la 221. Un attimo, togliamo questo magari, che insieme non riesco a lanciare. Ok, devo dire che è carina, non è troppo pesante, ci sta. È anche molto rigida questa, perché è l'extra fast, l'ho scelta apposta. Sarà abbinata, tra l'altro, al mio vecchio Abu Round, che è già imbobinato con uno 0,35 di treccia. Ecco, devo dire che apprezzo, oltre al manico, che che bello odore di nuovo, ha la doppia ghiera. Se la metto a fuoco, vediamo un po', ecco, vedete, ha la doppia ghiera, che non è sempre scontata, e devo dire, l'apprezzo. Questa sarà la mia combo per le swim bait a luccio, e soprattutto mi renderà molto più semplice la pesca in belle a luccio, dato che voglio tirarli fuori. E soprattutto mi tocca usare esche del genere, non più di 15 cm, sia di soft che di hard. Però preferisco, devo dire che preferiscono le hard bait, e quindi questa mi servirà. Mulinello che, tra l'altro, ho pure tunnato, diciamo, nel senso, ho aumentato la frizione, gli ho cambiato i dischetti, ho messo qualcosa di più potente in modo da resistere al luccio. Un mulinello che ha fatto veramente le guerre, questo, e so di potermi fidare anche per il luccio. La canna, devo dire che mi dà una buona impressione, ci sta. Ecco, magari la prossima volta che prendo una canna da luccio devo ricordarmi di prendere una 1,80 m magari. Come vedete, il manico mi arriva giusto, quindi in belli non mi dà troppa difficoltà. Ecco. In kayak nessun problema con manici anche più lunghi, però questa, ecco, mi aiuterà parecchio in belli. Peccato che non fosse disponibile la versione magari un pochino più corta. Però, boh, magari una prossima canna. Per questo video è tutto, speriamo di vedere questa canna in pesca. Dunque, mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 100 like per questo video. Dunque, spero di vederci in pesca e ciao a tutti.
Thank you.